Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Oggi abbiamo le 10 sneakers più costose mai vendute su su StockX. StockX. Se avete 100.000 euro da parte e non sapete come investirli, come spenderli più che investirli, anzi, più investirli che come spenderli, andate su StockX con il vostro centone in tasca, 100.000 euro, e Un po' di aste. fate un po' di aste e comprate queste scarpe che Magari adesso vi qualcosa si andiamo risparmia. ad analizzare. Partiamo dalla decima più costosa, Sì, andiamo al partiamo dal contrario. basso. Allora, Proviamo. venduta per un totale di 7.168 euro, che voglio dire se questa è la più bassa, vediamo un attimo le altre come sono messe. Nike Dunk SB Low Staple New York City Pigeon, avete tutti presente il modello di cui stiamo parlando, stiamo parlando delle Pigeon, rappresenta un po' da dove è nato il tutto dell'hype, lo sneaker game. Nel 2005 è uscita questa scarpa, conoscete tutti i riot che ci sono stati a New York per questa scarpa, da qui è poi nato un po' il tutto. Prima Sono state fatte anche incanellate. altre versioni successive, la nera, la black, la panda, insomma. Però da lì è nato tutto ed è stata venduta a 7.168 euro, la decima più costosa della storia su StockX. Tanto io guardo se ci sono aggiornamenti, magari No, adesso è un po' magari più col... bassa e si può Esatto. farla fare. Al No, nono basta. posto, ragazzi, al nono posto delle sneakers più costose mai vendute su StockX abbiamo le Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful, uscita nel 2017, venduta per 7.243 euro, quindi poco più alta delle Pigeon. La scarpa, conoscete anche questa, interamente rossa, disegnata in collaborazione con DJ Khaled. Fa riferimento alla sua passione per i Miami Heat, per il modello Jordan 1 Hype Bulls, e raffigura sul retro, oltre al Jumpman, anche la scritta We The Best Music, è la sua brand, la sua label. Quindi questa è la nona più Fantastico. Il costosa. mio numero è 11.000 adesso, quindi 11, io questa la lascio la fai passare, va stare. bene. L'Elephant Print però è figo col rosso, non la comprerai mai, però è figo col rosso. Molto bello. All'ottavo posto delle sneakers più costose mai vendute su StockX Kicks. abbiamo per 7.261 euro le Air Mag del, scusate, le Nike Mag del 2011, quindi il modello non autoallacciante. Sono uscite 1.500 paia e sono andate via tutte. Subito. Queste sono le armadie dei poveri. Sulle Air Mag dei poveri, 7.261 euro. Settimo posto, ragazzi, Adidas Human Race NMD Pharrell per Chanel, uscita nel 2017, vendute su StockX a 7.462 euro. Sti Questo cazzi. Conoscete, disegnate in collaborazione con Chanel, da una parte c'è scritto Pharrell, dall'altra c'è scritto Chanel, disegnate con Karl Lagerfeld, che adesso è defunto, mi spiace, però è andata così. Ha fatto la sua vita e questa scarpa molto bella, però molto costosa, diciamo, rivive. rivive. Sesta sneakers, Questo non lo sesta vedevo. sneakers più costosa. Air Jordan 5 Retro, le Fab 5 per PE, Player Edition, quindi Personal Edition, del 2017, 7.756 euro. Disegnata appunto per squadre del Michigan, degli NCAA, i Wolverines, se non sbaglio, la scarpa è interamente gialla, sul retro c'è il simbolo della mano messa così che va a chiedere, raffigura i 5 timeout che gli hanno fatto, diciamo, perdere le finali del torneo. La quinta bella, mi piace molto, era Jordan 3 Legend of Summer. Le vedete in immagini, è per il tour di uscita, scusate, nel 2013, per il tour di Justin Timberlake e Jay-Z, Legend of Summer, 8.199 euro è stata venduta su StockX. Quindi abbiamo già sforato, siamo usciti dai 7.000 con cui eravamo iniziati, siamo già negli 8.000. Al quarto posto della classifica, abbiamo le Jordan 4 Retro Eminem per Carhartt. Tutto gli ricordiamo che è state fatte pochissimi numeri perché ne ha dati solo i familiari. Pensate che neanche non l'ha tenuta né una, nemmeno Eminem.
Eminem in persona. Sono cagato. No, cagare, molto fighe. State vendute a 8.806 euro, uscite nel 2015. Tutto il ricavato è stato dovuto in beneficenza. Sono allora, finite. È un motivo buono. Okay, sono okay. Finite sull'applicazione StockX. Una scarpa è stata venduta a 8.806 euro. Concludiamo con quindi la top 3. Ha una pagina tutta sua. Tutta sua. Top 3: le Nike Dunk SB Low Paris, modello del 2002, da skater, sta venduta 9.987 euro. Le vedete in immagini, molto belle, molto variopinte, però diciamo molto costose. Ragazzi, ora sfondiamo il muro dei 10.000, andiamo oltre i 10.000, abbondantemente oltre i 10.000. La seconda sneakers più costosa venduta su StockX è stata il modello del 2016, è stato venduto a 12.011 euro. In realtà bisogna un attimo analizzarla questa, perché è un pacchetto da due, esatto. Per cui non so se non il totalone da 12.000 va diviso in due, fare 6 e 6, non lo so, però è il pack da due. Sono le Air Jordan Kobe PE pack dell'8 e della 3, Jordan 3 e Jordan 8. Vanno a raffigurare, diciamo, quel periodo con cui giocava col numero 8 sulla jersey, giocava senza un contratto perché aveva finito il contratto dell'Adidas e stava per decidere se con chi firmare il contratto successivo. Era il periodo di problemi giudiziari che aveva in tribunale, per cui c'era tutto questo un attimo in sospeso, e lui ha giocato per tutta la stagione con scarpe di vari brand, tra cui le Jordan 3 e le Jordan 8. Molto bello questo pack, che ricorda i colori dei Lakers, molto molto figo, molto 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 bello. Le 3 mi piacciono tantissimo. Paga, vale nella classifica perché uno ha cacciato 12.000, quindi è esatto, un acquisto degli acquisti. E a questo punto abbiamo la numero 1, ragazzi, abbiamo la numero 1, diciamo che quasi il doppio della 2. Sono 22.925 euro, modello del 2016, le Nike Air Mag Back to the Future, le mag dei ricchi, quelle autoallacianti, uscite in 89 paia, naturalmente fanno riferimento al film Ritorno al Futuro 2, uscito nel 1989, da qui le 89 paia. E ricordiamo che c'era una raffle, bisognava inserire mi sembra $10 e potevi vincerla. Le ultime 3 o le ultime 4 sono andate all'asta in tutto il mondo, per in diversi posti, New York, mi ricordo, Tokyo o diversi posti del mondo. Ho fatto delle aste, mi sembra le ultime 4, le ultime 9, adesso non sono sicuro, e sono andate anche vendute più di 100.000 euro quelle per beneficenza. Tutto il ricavato è stato donato, non quello di StockX, ma tutto il ricavato delle prime vendite, tutte le raffle, tutte diciamo le entry di $10 che si erano fatte, è stato tutto devoluto in beneficenza per l'associazione di Michael J. Fox, che interpretava Marty McFly, associazione di beneficenza per raccogliere fondi per vincere il morbo di Parkinson. Bene ragazzi, se avete 100.000 euro da spendere, queste sono le top 10 su StockX. Se ne avete un po' di meno, potete diteci quanto spenderete o quanto, esatto, diteci quanto vorreste speciare, quale di queste dice vale la pena, vale i soldi spesi. Secondo me nessuna, però è un po' troppo, ragazzi, sono sneakers un po' troppo costose. Però se uno ha i soldi e vuole investirli in questo, è giusto che lo faccia. Fateci sapere quali sono le vostre preferite qui sotto, mi raccomando. Link Instagram, Facebook, Telegram, tutti i nostri social sono qui sotto. Andiamo a trovare altre scarpe un po' particolari. Andiamo a trovarle. Le meno costose su StockX. Andiamo a trovarle, sono 100 pippe queste qua, ragazzi, 100.000 euro. Complimenti, ti compri un appartamento quasi. Ciao ragazzi e alla prossima, ciao. Ciao.